Grazie. Come capite, il mio ruolo è difficile, perché fare l'assessore all'agricoltura col presidente che fa l'agricoltore ne sa veramente tante e non è semplicissimo. Quindi provo immeritatamente a fare questo, una breve carrellata degli argomenti che volevamo presentare questa sera. Ringrazio per la presenza Giancarlo Masini, direttore della Coldiretti, e Renato Frontini, che sono qua con noi e mi fa molto piacere. Lo scopo di questi incontri è quello di incontrare appunto i territori, i comuni, i sindaci, anche i cittadini, e fare in modo che l'agricoltura, che è sempre stata negli ultimi anni, come ha detto bene il Presidente Acquaroli, considerata qualcosa di secondo piano, farla tornare invece al centro non solo di un'azione politica, ma un momento identitario e di orgoglio per la nostra gente, per la nostra terra. Cosa vuol dire? Vuol dire che uno degli elementi dove noi possiamo rafforzare l'economia del nostro territorio è proprio quella agricola. E poi cerco di spiegare anche come. Intanto questa sera parliamo della zootecnia e ci tenevo molto a fare un passaggio sulla zootecnia, poi ci sono qua dei tecnici del servizio, l'autorità di gestione, Bisogni, Sergio Urbinati e Roberto Gatto, che spiegheranno meglio di me che cosa sta uscendo come bandi, qual è le misure, le azioni che noi vogliamo fare sulla zootecnia. Però, come dico sempre, se noi spiegassimo solo le azioni rischiamo di non far capire quello che facciamo, perché vedete, se uno ha una visione e non fa delle azioni rimane un sogno la visione, ma se uno fa delle azioni e non ha una visione diventa un incubo. Cioè bisogna che c'è una condivisione prima di tutto di quello che dove si vuole andare. E dove vogliamo andare? Allora, la zootecnia riteniamo che sia stata per molti anni trascurata, tant'è che avete visto in tanti casi molte stalle chiudere. Abbiamo dei produttori, trasformatori di grandi prodotti di latte. Qui c'è Paolo Cesaretti, che stasera ci fa anche le foto, che è il direttore commerciale di Copper Latte, e lui stesso dice: tanto parte della materia prima che noi trasformiamo non viene fatta nelle Marche. Carpegna Prosciutti, che fa un ottimo prodotto e va in giro per il mondo, non c'era un solo maiale allevato nelle Marche. Dico c'era perché abbiamo lavorato su questo e stiamo cercando di correggere il tiro. Insomma, c'è una strana disallineamento tra ciò che noi potremmo produrre, esportare e far conoscere e ciò che invece poi le nostre filiere produttive riescono ad esprimere. Quindi la zootecnia, che cosa abbiamo fatto? L'abbiamo messa al centro e prioritaria su tutte le misure PSR. Quindi per qualunque delle tante misure agricole che gli imprenditori possono usare hanno la priorità. E quindi questa è stata una scelta molto importante. Poi abbiamo scelto anche quale zootecnia, quella estensiva e non quella intensiva. E quindi anche questa è stata una scelta molto forte di politica agricola, che è sinonimo di qualità, è sinonimo di rapporto tra gli animali e l'ambiente. E non solo, ma ci siamo anche messi al centro nel dibattito della Commissione Politiche Agricole, cercando di proporre nel primo pilastro, mi ricordo eravamo proprio a Macerata dal direttore Masini, la prima volta che io ne parlai, di proporre al governo di inserire come ecoschema, come azione per avere i contributi del primo pilastro, l'utilizzo dei vaccini anziché gli antibiotici, che è una cosa molto importante, perché come abbiamo visto anche per un fatto di salute siamo diventati tutti antibiotici resistenti, perché molto spesso gli animali vengono trattati come se fossero malati e non curati quando hanno bisogno. Quindi utilizzare i vaccini piuttosto che gli antibiotici significa fare salute anche per gli uomini che mangiano la carne. Quindi queste azioni addirittura che sono diventate norma nazionale, perché l'hanno inserita nel primo pilastro, è stata proprio una proposta che è partita dalle Marche. Inoltre, quello che diceva prima anche il Presidente, stiamo cercando di valorizzare le nicchie, dall'apicoltura passando per la carne bovina marchigiana, il cavallo del Catria, tutto ciò insomma che può essere un'eccellenza che noi possiamo rivendicare. Per esempio, è inspiegabile come la carne di chianina viene venduta a 80 euro al chilo nei ristoranti e noi la carne marchigiana dobbiamo conferirla nelle mense pubbliche.
C'è qualcosa che non funziona e che ha fatto perdere la percezione del valore dei nostri prodotti. Quindi questo è molto spesso quello che si dice, il tempo che abbiamo perduto. Il tempo che abbiamo perduto, e quindi non essendoci una motivazione economica, tante persone hanno smesso di produrre. E da qui parte l'esigenza di sfruttare i prossimi bandi delle filiere nazionali. Stiamo pensando di partecipare ai bandi per la prima volta anche per la suinicoltura, per fare delle filiere anche del latte, cercando di valorizzare ciò che le Marche sanno fare. Poi abbiamo in apertura, sapete, stasera poi lo spiegheranno meglio di me, c'è la misura 14.1 sul benessere animale, che si chiuderà a metà giugno, quindi anche su questa è fondamentale farlo conoscere. Quindi per queste ragioni noi facciamo incontri come questo per divulgare quelle che proprio sono le opportunità che in questo momento ci sono. E prima parlavamo ad esempio dell'acqua. Uno dei problemi principali della zootecnia è quello della mancanza di acqua, soprattutto sulle aree montane. C'è un bando aperto che mi pare ancora non abbia avuto nessuna domanda per realizzare dei bacini d'acqua. E questo è un fatto che riguarda molto anche i comuni, le comunanze agrarie, perché possono essere anche i comuni beneficiari di questa misura. E quindi è necessario farlo sapere, per questo servono incontri come questi qua. Inoltre con la misura 4.1, e molti l'avranno fatto, si poteva chiedere e si potrà chiedere anche nella prossima di fare i laghetti, in modo da sostenere anche piccole raccolte di acqua utilizzabili per i propri allevamenti e le proprie coltivazioni. E poi, in generale, quello che vorremmo fare, per esempio, siamo riusciti dopo tanti anni a introdurre, attraverso le pratiche locali tradizionali, alcune particelle boschive che non venivano considerate e calcolate per il pascolo, per gli animali al pascolo in montagna, ed è questa cosa molto sentita, perché ci sono tanti allevatori che da questa misura riceveranno un beneficio economico molto alto, ma veramente molto significativo. Anche perché, a differenza dell'Emilia Romagna, dove c'è un allevamento intensivo a batteria e in pianura, i nostri allevatori lo fanno in modo estensivo in montagna. E il paradosso era che le particelle di montagna non venivano considerate nel contributo a ettaro del primo pilastro. Noi siamo riusciti, grazie a un intervento mio sul ministro, del dottor Bisogni, sul direttore del ministero, a far rientrare queste particelle dentro il conteggio. E per alcuni allevatori questo veramente significa davvero tanto. Però molti non lo sanno, ad esempio, quindi è importante anche questo, divulgarlo. E poi una novità non secondaria per chi fa l'allevatore di cavalli o del Catria, che come dice Cesaretti sto stalkerizzando, ci teniamo tanto perché siamo riusciti anche ad inserirlo nel benessere, nel biologico. Per la prima volta chi fa l'allevatore di cavallo ha un contributo di 200 euro a ogni esemplare, che in qualche modo incentiva questo tipo di attività, o magari aiuta nella diversificazione. Ovviamente non può essere esclusiva, ma per qualcuno è sicuramente un incentivo a diversificare. Poi, in generale, quello che noi vorremmo fare, lo ripeto sempre e poi concludo, è quello di trasformare questo grande patrimonio agricolo che noi abbiamo, questo paesaggio, come ha detto il Presidente, straordinario, che ci circonda, da luoghi di produzione in luoghi di attrazione e di accoglienza. Cioè fare in modo che ciò che noi rappresentiamo come valori enogastronomici, ambientali, agroambientali, che sono la bellezza e anche il gusto di vivere in questa bellissima regione, farlo diventare un'occasione di promozione. Ieri a Cartoceto, all'Università di Urbino, ha condotto uno studio che ha presentato, che dimostra come la regione Marche è la meno conosciuta come meta per l'enoturismo. E completamente all'opposto, quella stessa ricerca dimostra che le persone che sono venute nelle Marche e hanno fatto enoturismo consigliano come prima regione proprio le Marche. Cosa significa? Significa che non ci conoscono, ma che una volta venuti diventiamo una meta preferita. Questo significa il valore da recuperare. Ed è da un lato è un bene, perché ci sono regioni che hanno una loro riconoscibilità e marketing molto più forte della nostra, dove l'agricoltura è l'attrazione, perché le persone cercano un'esperienza, un'emozione nel vivere un momento naturale. Per questo abbiamo approvato in giunta e poi in consiglio una legge sull'enoturismo che mancava, che dà la possibilità dentro le cantine di svolgere delle attività,
di accoglienza e una legge sugli agriturismi che ci permetterà di cambiare un po' anche l'approccio dell'agriturismo rurale, del turismo rurale. Su queste due grandi scelte noi poi stiamo preparando una macro strategia insieme a due grandi distretti del cibo che abbiamo costituito. Uno, quello del biologico, che creerà un progetto di promozione dell'agricoltura biologica, ma di fatto farà parlare delle Marche e dando valore aggiunto ai prodotti, in modo da chi produce abbia un maggior valore. L'altro sulle certificazioni. Praticamente tutti i consorzi di tutela, compreso quello della Casciotta d'Urbino, compreso Carpegna, Oliva Lascolana, tutte le DOC, tutte le indicazioni geografiche, siamo riusciti in uno sforzo ciclopico, perché una delle cose belle di questa regione è la diversità, una delle cose difficili è mettere tutti d'accordo. Siamo riusciti a metterlo in un unico contenitore che si chiama Food Brand Marche. E questo contenitore si candida a buon diritto ad avere un grande contributo dal Recovery Fund per creare un distretto del cibo. E su quello noi faremo una strategia di accoglienza, di promozione, di percorsi enogastronomici e di turismo, e di enoturismo, che è un po' quello che hanno fatto altre regioni molto tempo fa, tipo in Francia, dove hanno creato un valore aggiunto enorme per l'agricoltura, ma enorme nel secolo e grande, nel senso che c'è gente che ha chiuso la fabbrica e ha aperto la cantina, e noi vorremmo riuscire a fare in modo che le nostre aree interne vivano non solo un momento di protagonismo, ma di valore. Perché, come diciamo sempre, tutti parlano della sostenibilità, ma la sostenibilità non è solo quella ambientale. La sostenibilità è anche quella economica. Perché se poi uno ha paura di lasciare l'azienda agricola ai figli, oppure ha paura di lasciare un'attività che non dà la possibilità di sopravvivere, è bello parlare dell'agricoltura, ma poi alla fine del mese devi fare i conti con i costi che aumentano, con l'energia e quant'altro. Quindi quello che noi cerchiamo sostanzialmente di fare con questa strategia, ma anche con azioni che metteremo in campo prossimamente, è quello di creare maggior valore aggiunto, maggiore diversificazione, facendo in modo che chi compra un prodotto agricolo fatto nelle Marche abbia la percezione anche del valore che è un prodotto di qualità, credibile, che è fatto con l'etica, ma anche pensando alla salute e alla nostra gente che con serietà fa questo lavoro da tanti anni e ha creato una vera biodiversità. Quindi questa è la strategia che noi abbiamo dato agli uffici e con i quali stiamo facendo questa programmazione, ci prepariamo alla nuova PAC e avremo una fase preparatoria per il prossimo anno che sarà altrettanto molto significativa e importante. Però noi ci tenevamo a raccontarlo nei territori e anche qui a Potenza Picena a far sapere quello che si sta facendo e anche al cambio di passo che c'è stato. Abbiamo chiuso un bando per gli investimenti raggiungendo quasi 700 domande e siamo riusciti, e sono convinto che riusciremo, a pagare tutte le domande che sono arrivate. Guardo Bisogni, che ovviamente sta cercando i soldi per pagarle tutte, e credo che, come è stato per la misura dei giovani, anche quella degli investimenti sarà un fatto storico, perché sarà la prima volta che tutte le domande che gli imprenditori hanno fatto alla Regione sono state pagate, e cercheremo anche di farlo in tempi rapidi riguardo Bisogni. Io ringrazio davvero per la pazienza e anche per la temperatura, e spero che il dibattito sia utile, e poi siamo qua anche per qualche domanda.